Pisa, si sa, è città storicamente legata alla scienza. Qui ebbero i loro natali studiosi dello spessore di Leonardo Fibonacci, Galileo Galilei, Antonio Pacinotti e Bruno Pontecorvo. Forse è anche per questo che il liceo Buonarroti presenta al suo interno l'indirizzo scientifico con l'opzione di scienze applicate, unico nella città di Pisa, con docenti di levatura e laboratori modernamente attrezzati. Questo tipo di indirizzo si differenzia dal tradizionale principalmente per lo studio di una particolare materia, l'informatica, che sostituisce il latino, presente invece nell'indirizzo scientifico. Anche per quanto riguarda l'informatica, Pisa ha una lunga e gloriosa tradizione. A Pisa nasce la CEP negli anni 50, è la calcolatrice elettronica pisana, fortemente voluta da Enrico Fermi. Anche Adriano Olivetti vuole costituire qui a Pisa il centro sperimentale di ricerca e progettazione del primo calcolatore commerciale, l'ELEA 9003. L'informatica viene svolta nei tre appositi laboratori presenti nella struttura, ciascuno dotato di efficienti computer in numero adeguato. Il programma di studio prevede l'insegnamento di vari linguaggi di programmazione come C++ e HTML e l'uso di programmi applicativi come la suite Office di Microsoft, Prizzi, eccetera. Grazie a questa peculiarità del Buonarroti sono stati realizzati diversi progetti inerenti alla materia. Ad esempio, sono gli studenti stessi che diventano docenti di informatica per i bambini delle scuole pisane. Un'altra importante differenza rispetto all'indirizzo tradizionale è il potenziamento delle scienze naturali. Vi presento il Liceo Buonarroti, in particolare l'indirizzo delle scienze applicate, che riguarda lo studio delle materie scientifiche per quanto riguarda le scienze chimiche, biologiche, scienze della terra, oltre alle scienze matematiche, fisiche e informatiche. Questo indirizzo predilige il lavoro laboratoriale che si alterna al lavoro di studio in classe, per cui i ragazzi sono continuamente coinvolti nell'attività laboratoriale. Tutto ciò che viene studiato teoricamente in classe viene poi applicato nei nostri laboratori al fine di stimolare la curiosità e l'interesse dei ragazzi. I laboratori di chimica e biologia permettono l'approfondimento di questa materia grazie anche ad una didattica strettamente legata alle esperienze in laboratorio, sempre affiancate da tecnici esperti. Noi studenti dell'indirizzo Scienze Applicate del Liceo Scientifico Buonarroti abbiamo la fortuna di poter sperimentare continuamente in laboratorio quanto appreso durante le lezioni frontali in aula. Questo ci permette di comprendere meglio le nozioni acquisite, memorizzarle più facilmente e soprattutto annoiarci di meno.